Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo numero delle grandi Formula 1. Oggi ci apriamo la 156-85 di Michele Alboreto. Devo dirvi che probabilmente è l'ultima Ferrari che uscirà per questa collezione, perlomeno di quelle che sono state annunciate. Non ci sono altre rosse, però sicuramente è una di quelle che è molto attesa. Ho visto che c'è stato grande hype da parte vostra per l'arrivo di questo modellino e devo dirvi hype che secondo me è stato anche rispettato. Perché è un bel modello. Comunque, come sempre, io ve l'avevo già annunciato sui miei social. Mi raccomando, ve li lascio qui sotto. Andate a lasciare un bel pollicione se volete venire sempre con me in edicola ed essere aggiornati ogni volta che esce una novità. Inoltre, permettetemi di ricordarvi del gruppo Telegram Viso TV Modellismo. Ve lo lascio sia qui sotto, ma anche il link in descrizione. Venitevi ad unire se siete appassionati di Formula 1, di modellismo, di Ferrari. È sicuramente il gruppo che fa per voi. Troverete tante curiosità e tante risposte anche alle vostre domande. Una domanda che in modo più particolare mi è arrivata ultimamente è che con l'uscita delle grandi Ferrari tanti mi stanno chiedendo: Visio, ma secondo te mi conviene recuperare le Ferrari delle grandi Formula 1 o aspettare quella delle grandi Ferrari? Allora, è una domanda un po' particolare. Perché vi dico questo? Perché finora nelle grandi Ferrari non è uscita una macchina che è stata già presentata nelle grandi Formula 1. Di conseguenza non sappiamo bene le differenze. Secondo me, da mia esperienza, saranno praticamente identiche. Al massimo cambierà qualche piccolo dettaglio che può essere un'antenna o magari una Degas. Però, ragazzi, fondamentalmente io credo che le macchine saranno le stesse. Quindi, se ad esempio vi manca la F2007 di Kimi Raikkonen e la trovate a 60 € su eBay, perché ormai è abbastanza rara, probabilmente vi conviene aspettare la grande Ferrari, che quella di Kimi, appunto, 2007, esce al 100% e sarà molto probabilmente identica. Va bene? Comunque adesso ci spostiamo sotto ed andiamo ad aprire la Ferrari di Michele Alboreto. Perfetto ragazzi, ci siamo. Andiamoci ad aprire questa 156-85. Allora, come sempre, via la cartaccia. Andiamo a vedere l'uscita numero 52, Ferrari 156-85, Michele Alboreto 1985. Il prossimo numero sarà la Brabham BT45 di Carlos Reutemann del 1976. Ragazzi, questa sicuramente non la prenderò. Come vi dico sempre, lo spazio che ho dedicato a queste grandi Formula 1 ormai è all'osso e quindi dovrò fare delle scelte. Peraltro, secondo me, prolungheranno la collezione. Secondo me almeno altri 10 numeri ce li mettono, ve lo dico spesso questa cosa, quindi mi sto tenendo. Poi magari, ragazzi, per caso non aggiungeranno nessun numero e mi troverò con uno o due spazi in più, magari recupererò qualche arretrato e completerò comunque la collezione. Però io nel frattempo sono previdente e mi tengo un po' di spazio. Allora, ragazzi, Michele Alboreto, un anno in cui la Ferrari praticamente regalò quasi il mondiale alla McLaren e Alain Prost, perché con la sostituzione del motore nelle ultime gare, che doveva essere più potente, in realtà si rivelò assolutamente inaffidabile. E pensate che Alboreto negli ultimi 4 Gran Premi totalizzò ben 0 punti, 4 ritiri consecutivi, che ovviamente portarono il titolo ad Alain Prost, titolo che però Michele avrebbe assolutamente meritato e che questa Ferrari aveva assolutamente nelle corde, insomma, lo poteva fare, un vero peccato. Peraltro stavo pensando anche magari di realizzare un Formula 1 Day dove vi mostro le Ferrari che potevano vincere il titolo e che sono arrivate ad un soffio dal farlo, ce ne sono tante, e questa 156-85 secondo me è una di quelle. Comunque, andiamo ad aprire la nostra nuova Ferrari. Devo dirvi che aprire questi vecchi blister mi fa sempre un effetto strano. Ormai sono abituato ad aprirle a mo' di Ferrarine, quelle piccole 1,43. Quindi tornare a dover tagliare questa plastica mi fa sempre un effetto strano. Allora, quindi abbiamo completato, credo, i tagli. Perfetto. Eccola qua, la nostra nuova Ferrari. Devo dirvi, mi è sembrata già in edicola molto molto bella. Purtroppo, come vi racconto sempre, per questa collezione ormai ne arriva solo una, quindi non ho più la possibilità di scegliere un modello rispetto che un altro, e devo sperare che arrivino sempre in buone condizioni. Comunque, ragazzi, il modello è veramente bellissimo ed è veramente di impatto. Guardate che roba, sicuramente fa un figurone. Allora, facciamo una cosa, io direi di togliere immediatamente la plastica perché è tremenda.
soprattutto questa con la parte così alta dietro, secondo me rovina proprio l'esposizione del modello, quindi dobbiamo assolutamente andare a toglierla. Quindi cacciavite 2.7, anzi in realtà questo è un cacciavite ad inserti con le punte 2.7. Ho visto che alcuni di voi hanno comprato dei cacciaviti proprio direttamente con la punta, quindi non è un inserto ma è proprio un cacciavite vero e proprio con la punta a testa triangolare. Ovviamente va benissimo anche quello là, anzi probabilmente anche più adatto. Comunque vabbè raga, la funzione ovviamente è la medesima e riuscite comunque in ogni caso a togliere le viti e questa bruttissima plastica. Allora andiamo a togliere la nostra Ferrari. Intanto io appoggio la mini basetta e a questo punto ce la possiamo guardare insieme. Eccola qua raga, è molto ma molto ma molto bella. Devo dirvi, secondo me è realizzata davvero benissimo e proprio d'impatto, ragazzi. La vedete, poi è molto molto grande, guardate quanto è larga, guardate l'ala posteriore com'è grande e com'è ben fatta, colorata bene anche con questa linea dorata, devo dirvi molto definita, molto perfetta. Poi una cosa che volevo dirvi, perché giustamente qualcuno potrebbe rimanere ingannato, l'antenna ragazzi non è un errore, perché io le prime volte che ho messo mano sulla 156-85 ho pensato che l'antenna fosse piegata. In realtà raga è proprio così, è normale che l'antenna è piegata in questo modo, quindi non vi preoccupate e ovviamente non andate a toccarla, non andate a muovere, deve essere proprio così. Comunque andiamo a guardare l'ala anteriore, gli spessori sono perfetti, così come anche gli spessori delle sospensioni, che sì, sono plasticose ragazzi miei, però guardate quanto sono belle fine e sono ben fatte. La gomma non vediamo lo spacco bruttissimo che caratterizza quasi sempre queste Formula 1, ma come potete vedere è ben realizzato. Anche il cerchione ragazzi bello, con questa colorazione cromata, la parte interna è dorata, abbiamo la scritta Goodyear Eagle. Molto belli i cerchioni. Stavo guardando anche questi due piccoli deviatori di flusso, molto carini, anche se questi ragazzi secondo me sono molto delicati, fateci attenzione perché secondo me è facile poterli rovinare. Poi abbiamo questa sbarra di ferro che divide le pance laterali dell'auto, sicuramente anche questo un ottimo dettaglio. Poi andiamo a guardare l'interno del cockpit, abbiamo sicuramente le decals sulla strumentazione, eccole là, abbiamo anche il cavallino rampante al centro dello sterzo, abbiamo anche le decals che devo dirvi ragazzi sono molto belle. Sono leggermente staccate, devo dirvi, vedete che la mia è un po' staccata, però raga non mi dispiace questa cosa perché sembra quasi reale, quindi sembra quasi una cintura vera, quindi francamente non mi dispiace, la lascerò così. Si può vedere anche l'estintore ai piedi del pilota, molto bello. Poi andiamo a guardare le pance laterali, abbiamo queste griglie molto belle, sono anche scolpite ragazzi, quindi se le toccate con l'unghia sentite proprio il fatto che è ruvida. Le decals mi sembrano un po' appiccicate, però devo ammettere che non sono sicuro se anche la macchina originale le aveva così. Andiamo a guardare da quest'altra parte, non lo so, devo andare a controllare qualche immagine proprio di repertorio, non ammetto di non aver controllato, magari se volete lasciatemi un commentino e fatemelo sapere voi. Poi andiamoci a guardare la parte del roll bar, come vi stavo dicendo c'è l'antenna storta, anzi questa doppia antenna, c'è anche questa grigia. Comunque, devo dirvi, è fatta veramente molto bene, mi piacciono tantissimo i dettagli. Queste griglie posteriori purtroppo sono finte, non hanno delle vere e proprie fessure, però è vero pure che con l'ombra si va a creare questo finto rosso scuro che un po' simula che l'apertura sia veramente tagliata. Poi andiamo a guardare l'ala posteriore. Allora, raga, abbiamo questo diffusore gigantesco di color beige che devo dirvi è realizzato molto bene. Guardate che bella anche la luce del faro di coda con la plastica trasparente, che è quella che come sapete io preferisco, secondo me questi dettagli ci stanno proprio tutti. Molto carini anche questa sorta di tiranti, vedete, di colore argento, non credo siano sospensioni perché altrimenti sarebbero state nere come tutte le altre, devo dirvi molto bella. A questo punto guardiamo anche il fondo dell'auto, qua ci sono tutti i rivetti scolpiti, abbiamo anche gli scarichi. Beh, sicuramente molto interessante ragazzi come modello, secondo me ci sta veramente tantissimo, quindi se siete indecisi se prenderla o no, secondo me è un ottimo modello assolutamente da prendere. Allora riandiamo ad inserirla sulla nostra basetta, quindi reinseriamo la mini base, procediamo, quindi prima vite, gli diamo appena appena un'avvitata, così poi ci mettiamo anche la seconda e procediamo poi con il fissaggio definitivo. Ok, 1 e 2,
andiamo a rifissare il modello. Ok, prima andata. Poi stiamo sempre attenti a non fare danno, ragazzi. Fate sempre molta attenzione a dove appoggiate le dita, perché il rischio di fare danno è molto molto alto. Ho sentito qualche ragazzo, mi sembra sul gruppo Telegram, che ha scritto che ha danneggiato qualche pezzo per riavvitare l'auto. Vedete, io mi stavo appoggiando sulle parti laterali e stavo premendo sul muso, quindi sono sicuro di non fare danno. Molto bella. A questo punto devo dirvi che però mi sembra che l'ala è un pochino storta. Vedete, sicuramente sarebbe stata più precisa così metterla un po' più in alto. Purtroppo, ragazzi, apro anche una piccola parentesi su questa cosa. Allora, le ali su queste macchine, soprattutto le posteriori, sono spessissimo storte. Ragazzi, sta, nel senso, comunque stiamo pagando un modellino 1 a 24, 25 euro. Cioè, voi vi rendete conto che 25 euro ci comprate una Signature Burago che è 1 a 43? Quindi questo cercate di tenerlo conto. È normale che qualche piccolo difetto c'è. Comunque, anche in questo caso, come io spesso consiglio, se voi provate a scaldare leggermente la plastica con un phon, con l'aria calda, non tantissimo, raga, il tempo che sentite che l'ala diventa un po' più morbida, la riposizionate nella posizione corretta e attendete che la plastica si fredda. 9 volte su 10 riuscite a risolvere questi piccoli problemi, quindi che sia un po' spostata in orizzontale o che sia un po' spostata in verticale, sicuramente potete risolvere. Devo ammettere, io a questi piccoli difetti non gli do neanche troppa importanza, raga, poi il modello neanche si notano queste cose, quando poi li mettete tutti insieme è normale che se la prendete, la smontate, la guardate, giustamente ci si fa caso. In una collezione sicuramente non è un dettaglio che fa così tanto la differenza. Poi, per carità, ognuno ha le fisse sue, su questo lo sappiamo, ognuno ha il modo suo di collezionare, quindi rispetto chiunque ha. Se ci avete la fissa dell'ala storta, è giusto che vi mettete a correggerla, magari usate il consiglio che vi ho dato, ma sicuramente non stiamo troppo a lamentarci su questo, ne sono convinto. Comunque, mi sono preparato una tripletta questa volta, neanche una doppietta. Infatti qui abbiamo la 156-85 in scala 1 a 43 della collezione Ferrari F1 Collection. Devo dirvi, anche questo modello è realizzato molto bene, però per esempio guardate che differenza che abbiamo con il diffusore, che è completamente nero, mentre invece lì l'abbiamo visto di color beige, che sicuramente dà una marcia in più. Però qua abbiamo questo inserto dorato, vedete, nella parte posteriore, che devo ammettere non so cosa serve, che è differente, lì non c'è, o comunque non è colorato con questa colorazione dorata. Per il resto il modellino mi sembra abbastanza in linea. Ovviamente gli spessori sono decisamente molto più importanti rispetto che la 1 a 24, però come sapete questi modellini fanno poi una bellissima figura insieme. Magari, ecco, mi sposto un pochino la camera così ve li mostro entrambi. Eccole qua. E poi dobbiamo aggiungere, vi ho parlato di tripletta, infatti noi ci aggiungiamo anche il casco di Michele, che peraltro ha anche aggiunto le decals in un video scorso. Ragazzi, io direi che siamo proprio a posto, no? Abbiamo la 1 a 43, abbiamo la 1 a 24, abbiamo il casco. Io direi proprio tantissima roba. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come questa Ferrari. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuto questo numero, se l'avete collezionata, se state continuando a prendere queste Formula 1. Mi raccomando, lasciatemi sempre un bel commentino qui sotto. Come vi stavo dicendo, ragazzi, la Brabham di Reutemann io la salterò al 100%, quindi vediamo il prossimo numero ancora, che francamente non mi ricordo quale sarà, anche se, se non vado errato, dovrebbe essere la Red Bull di Max Verstappen, peraltro quella con livrea bianca in onore alla Toyota. Sicuramente un bellissimo pezzo qui da Visio, quello ovviamente la facciamo. E dalla Ferrari di Michele Alboreto è davvero tutto, io vi mando un grosso saluto, ciao ciao!